A tutti voi un cordiale saluto, bentrovati. L'animazione satellitare delle ultime 24 ore ci mostra il sereno che domina su gran parte dell'Europa. L'ultima perturbazione si allontana verso il Mar Nero, seguita da modeste infiltrazioni di aria fresca che affluiscono essenzialmente in quota in direzione delle nostre regioni centro-meridionali, dove tendono a tenere attiva un po' di instabilità, soprattutto nelle ore pomeridiane. È un quadro che vede d'altra parte l'alta pressione prendere pieno possesso del continente, un'alta pressione che rimarrà determinante ancora per alcuni giorni, almeno sino all'inizio della prossima settimana. A seguire, ma qui cadiamo già in una fase successiva che comunque risente già di una certa impredicibilità, il ciclo di vita di questa figura potrà venir messo in discussione dalle correnti perturbate atlantiche che inizieranno, vedete, a limarne la struttura scendendo man mano di latitudine sino a raggiungere l'altezza delle nostre regioni settentrionali, più o meno al livello dell'arco alpino. Poi c'è anche quel vortice arenato lì sull'Africa nord-occidentale che potrebbe dare a sua volta un contributo cambiando all'ultimo momento le carte in tavola. Torneremo quindi sull'argomento tra qualche giorno, includendo per l'occasione anche la tendenza per il ponte del 25 aprile. Queste intanto sono le previsioni per l'immediato, con la carta dedicata alla giornata di giovedì 19 aprile. Vedete, il sole dominerà la scena, ma nelle ore pomeridiane potranno svilupparsi annuvolamenti nelle zone interne, specie quelle montuose, del centro e del sud e anche sull'isola maggiore, con la possibilità anche di brevi rovesci o temporali. E l'aria fresca che raggiunge le quote superiori e che agisce come innesco, e sfruttando poi il riscaldamento dei bassi strati come miccia, i pendii montani, come trampolino per attivare appunto questa instabilità ad orologeria. I venti saranno nel complesso deboli, soffieranno le brezze sulle coste, nelle valli e le temperature saranno ovunque superiori alla norma, con valori massimi anche fino a 24-26 gradi, se non di più, anche se a livello locale. Venerdì 20, sole ovunque, temperature molto miti, con valori più vicini a quelli della metà di maggio che della seconda decade di aprile. La situazione analoga anche per sabato e domenica, seppur con una certa tendenza ad maggiore annuvolamenti pomeridiani e serali, soprattutto in montagna, con qualche rovescio non escluso, comunque sempre più probabile sull'Appennino meridionale e domenica sera forse anche lungo le Alpi orientali, specie sui settori di confine. Bene, per il momento non c'è altro da aggiungere, oggi abbiamo fatto presto. Colgo l'occasione per ringraziarvi della vostra cortese attenzione e porgendovi i miei più cordiali saluti, vi do appuntamento al prossimo video, tra qualche giorno, sempre su questo canale. A risentirci da Luca Angelini.